L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana, sulla scorta di quanto avvenuto dal 2021 a questa parte, ha celebrato la Festa della Donna 2023 con un premio a 8 storie di donne, spesso lontane dai riflettori, che nell'ultimo anno si sono particolarmente distinte nei loro campi di attività. E a fianco a queste un riconoscimento speciale alle donne iraniane impegnate nella battaglia per la loro libertà, per l'occasione rappresentate dal movimento Donna Vita Libertà. La cerimonia si è svolta l'8 marzo nella Sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso. Abbiamo deciso insieme all'ufficio di presidenza di dare vita a questa iniziativa per mandare un messaggio forte. La Toscana in questi anni ha fatto, sta facendo, continuerà a fare tutto quello che può per dire con chiarezza che una bimba che nasce in uno dei borghi più piccoli della nostra regione deve avere gli stessi diritti di una donna che vive nel centro di una grande città. Per fare questo, per essere al fianco di chi lotta per i diritti, abbiamo deciso di premiare le attiviste di Donna Vita Libertà. È un modo per dirgli che siamo sempre al loro fianco, che questa battaglia per i diritti negati è anche la nostra battaglia per i diritti. Poi abbiamo voluto premiare 8 donne che hanno portato il nome della Toscana in alto nel mondo, a volte storie meno note, a volte più note, di cui noi vogliamo andare orgogliosi. La Toscana è grande quando sa parlare al mondo, quando sa essere in prima linea sul piano della lotta per i diritti civili, per i diritti sociali. Dobbiamo tutti insieme ricordare quanto siano importanti le donne tutti i giorni dell'anno, non solo l'8 marzo. E dobbiamo insieme fare squadra, chi è nelle istituzioni, per dare messaggi importanti come quello di oggi. 8 marzo il Consiglio regionale della Toscana, Ufficio di Presidenza, Commissione Pari Opportunità premia le 8 esperienze della Toscana che si sono distinte in tanti settori, dallo sport all'arte, alla cultura, all'imprenditoria, 8 eccellenze che portano in alto il nome della Toscana, e per noi è soddisfazione festeggiare la giornata internazionale dove si promuovono e difendono anche i diritti di tutte le donne, promuovendo quelle che sono state delle intuizioni straordinarie e che fanno, diciamo, dell'estro, della gentilezza, dell'innovazione un grande elemento di forza della nostra regione. Nel suo saluto, la Presidente della Commissione Pari Opportunità, Francesca Basanieri, ha sottolineato che si deve celebrare l'8 marzo non come festa della donna, ma come giornata internazionale dei diritti della donna. Non tanto per festeggiare le donne, ma per avere un momento di riflessione e capire insieme a che punto siamo rispetto alla parità di diritti e alla parità di genere anche nel nostro Paese. Ogni 8 marzo è un momento per fare il punto della situazione sulla condizione delle donne. Oggi non è soltanto la festa della donna, è la giornata dei diritti delle donne e è importante capire a che punto siamo in Toscana e nel nostro paese. L'anno scorso avevamo fatto una ricognizione grazie a IRPET per capire la situazione lavorativa delle donne in Toscana. In questo anno devo dire che è cambiato molto. La Regione Toscana, attraverso i suoi organi più importanti, la Giunta e il Consiglio regionale, ha fatto una serie di interventi ed iniziative e ne ha annunciate delle altre nei prossimi mesi proprio per andare in questa direzione, cioè aiutare le donne, le bambine e le ragazze a scegliere il loro futuro senza discriminazioni e avendo bene in testa la loro libertà di vita e appunto i diritti delle donne. Queste le 8 donne premiate: Valeria Piccini, chef stellata; Martina Trevisan, sportiva; Liliana Dell'Osso, psichiatra; Francesca Biagini, docente universitaria; Lucia Ghieri, imprenditrice; le archeologhe di San Casciano dei Bagni; Sala Montemerani, medico; Violante Gardini Cinelli Colombini, imprenditrice. Un riconoscimento speciale, come detto, alle donne iraniane. Come Regione Toscana penso che per noi è molto importante sempre sostenerci e chiediamo a vari livelli istituzionali, perché ovviamente ci rendiamo conto che ogni livello istituzionale può fare a determinati ruoli. Sicuramente Regione Toscana in questi mesi è stato accanto a noi, ha dimostrato che
che sta accanto alle donne iraniane e noi continueremo a lavorare con loro, perché credo che il primo passo per poter aiutare sia anche conoscere quello che sta succedendo. È il nostro dovere come donne iraniane, come popolo iraniano, è quello di far sapere al mondo tutte le atrocità che stanno succedendo nel nostro paese. Una giornata di celebrazione, ma anche di riflessione. L'8 marzo è sempre una giornata di celebrazione della donna, ma anche di profonda riflessione. È giusto che il Consiglio regionale conferisca dei riconoscimenti alle donne che ce l'hanno fatta, ma ci sono molte donne che ancora non ce l'hanno fatta, che ogni giorno combattono con disuguaglianze, con diritti negati, con compagni violenti, e quindi è giusto che questa sia una giornata davvero di richiamo delle istituzioni, ma della società tutta, perché non vi è dubbio che ancora c'è molto da fare. Un 8 marzo con 8 donne che rappresentano 8 eccellenze, per vincere gli stereotipi, per dimostrare che le donne possono fare tutto quello che vogliono e che le differenze diventano un valore, che gli stili, il modo di fare le cose, il temperamento può essere una risorsa. È molto bello festeggiare così l'8 marzo con a fianco delle donne iraniane. Devo dire che questa presenza oggi ci ricorda quanto il nostro poter festeggiare l'8 marzo sia un privilegio, quanto i nostri spazi di libertà quotidiana siano un privilegio che è costato lotte e fatiche, ma che oggi dobbiamo custodire e consegnare intatto, anzi accresciuto, alle nostre figlie e ai nostri figli. Io, festeggiando la donna oggi nel 2023, voglio ricordare due donne. Una è Celina Seghi, che è nata in un piccolo paese di montagna oltre 100 anni fa, che era nata l'8 di marzo e che quest'anno sarà il primo anno che non festeggia il suo compleanno, perché è mancata, aveva insomma, vissuto un secolo intero, e però secondo me rappresenta uno dei simboli più belli dell'emancipazione femminile. L'altra donna che mi piace ricordare oggi è Giorgia Meloni. Ci sono voluti oltre 70 anni perché l'Italia avesse una donna ai vertici dell'architrave istituzionale a fare il Presidente del Consiglio. Sicuramente penso che, indipendentemente dalle appartenenze politiche, il fatto che questo 8 marzo l'Italia sia rappresentata nel mondo da una donna, da Giorgia Meloni, sia per le donne un bell'esempio e sicuramente una bella notizia. La difensora civica della Toscana, Lucia Annibali, ha sottolineato come sia bello incontrare queste donne straordinarie che hanno raggiunto, anche con la loro capacità di sognare, la propria capacità di realizzarsi. Credo che ritrovarsi, riflettere intorno alle storie delle donne sia sempre un momento di grande crescita sociale, culturale, anche economica, per il nostro paese e per noi tutti, perché insomma ci porta a riflettere, ecco, su dove siamo, ma anche su quello che possiamo fare. E i racconti delle donne sono effettivamente sempre molto emozionanti, molto affascinanti, e servono per tenere accesa questa speranza e per stimolare anche però la necessità di un impegno, di una crescita proprio della nostra società. Quindi comunque una bellissima iniziativa, e complimenti naturalmente al Consiglio regionale, al Presidente e a tutte le donne premiate. Parola ora alle donne premiate. MGM è un'azienda metalmeccanica e ci sono tante donne in posizioni apicali, e sono lì non per quote rosa o per favoritismi, ma soltanto perché è quanto di meglio abbiamo potuto trovare sul mercato. È un premio a tutto il mio gruppo di allievi, di studenti che ci seguono, quindi sicuramente per questo mi ha veramente emozionato. Io mi devo riconoscere il merito di aver stabilito con me stessa, quando sono diventata direttore, che avrei lasciato la clinica più in alto scientificamente di come l'avevo ereditata dal professor Cassano. Ecco, questo impegno l'ho mantenuto, perché le pubblicazioni scientifiche sono sotto gli occhi di tutti, e quindi penso il mio compito anche di appassionare alla ricerca tante generazioni di giovani di averlo svolto. Sono una donna chef e da 25 anni mi porto con me le due stelle Michelin, che questo per me è un grande onore. E mi rivolgo a tutte quelle ragazze che vogliono intraprendere questo lavoro,
che è vero che è un lavoro faticoso e portato avanti da, quasi sempre da uomini, però uno che ci mette tutto il cuore, tutta la passione, la costanza, lo studio, tutto il suo sapere ce la può fare tranquillamente. Io e altre donne come Annine siamo l'esempio e quindi dico a tutte le ragazze che gli piace la cucina di buttarsi in questo lavoro che è bellissimo, faticoso ma bellissimo. Allora, l'esperienza in Turchia è stata sicuramente un'esperienza che mi ha segnato come medico e come persona prima di tutto. E è un onore ricevere questo premio da parte della Regione Toscana, che ha investito tanto nel progetto dell'USAR e che penso e spero continui ad investire, perché è un'unità specialistica che ha la sua unicità in tutta Italia. Dedico la premiazione a chi mi è stato accanto, a chi mi è stato accanto da casa, a chi mi è stato accanto là, anche perché il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro di equip, quindi io in realtà sono soltanto una delle 50 persone che erano lì e hanno operato in Turchia, perciò un ringraziamento speciale, una dedica speciale va a tutti loro. Martina è molto contenta di questo premio perché lei rappresenta, no, questa con grande onore il sesso femminile. Il tennis è uno sport molto competitivo, per le donne è uno sport molto solitario, è uno sport che porta a galla tutte le debolezze, che porta a galla tutte le paure e quant'altro, e quindi è un costante rimettersi in gioco ogni giorno e affrontare tutto quello che sono i propri limiti, i propri fantasmi e poi gioire poi per quello che si è riuscito a fare. Penso che essere una donna sia una cosa importante e qualcosa che può dare un'opportunità in più. Il mio percorso inizia dalle associazioni, quindi io ho sempre creduto che insieme si possa raggiungere obiettivi più forti. Quando si parla di donne si parla di un modo diverso, no, di ragionare. Dovete sapere che gli uomini ragionano per obiettivi, le donne ragionano per relazioni. Questo ha portato le donne a ricoprire dei ruoli veramente importanti. Io parlo del nostro ruolo, quindi delle cantine italiane. Sicuramente le donne sono in minoranza nelle vigne, nelle cantine, ma sono in netta maggioranza nel marketing, nella comunicazione, dove arrivano all'80%. Sono qui oggi in rappresentanza, insieme ad altre 6 mie colleghe, di un gruppo nutrito di professioniste impegnate in questo progetto di ricerca di cui si è molto parlato negli ultimi mesi. E il nostro gruppo è composto soprattutto appunto da ragazze, da archeologhe, e sia studentesse che appunto archeologhe già laureate e specializzate. Ma all'interno di questo progetto non ci sono appunto solo archeologhe, ma ci tengo a ringraziare anche la nostra sindaca Agnese Carletti, la presidente dell'associazione archeologica Irene Picchieri e tutte le altre donne e ragazze che tramite l'associazione archeologica contribuiscono al nostro progetto. E noi oggi rappresentiamo qui anche tutta la categoria delle archeologhe, perché la nostra professione spesso, diciamo, non viene riconosciuta, nel senso che abbiamo delle difficoltà in quanto donne in ambito lavorativo, e quindi oggi abbiamo l'occasione, essendo qui, di essere, diciamo, portavoci di tutta la nostra categoria. Io ho studiato matematica, ho voluto fin da piccina studiare matematica e fare ricerca, e ho potuto farla grazie anche alla Scuola Normale di Pisa, e ho intrapreso una carriera accademica internazionale, e vi vorrei incoraggiare a studiare matematica, a studiare le materie scientifiche, a avere il sogno di fare una carriera accademica, perché questo è possibile, lo dimostra la mia esperienza, e vi posso anche dire è pure conciliabile con la famiglia. Ci vuole naturalmente impegno, determinazione, volontà, anche un po' di fortuna, io direi molto sacrificio, ma soprattutto ci vuole anche umiltà, riconoscenza e il rimanere fedeli a se stessi. Se lo saprete fare, vi si apriranno tutte le porte, oppure alla Toscana sfonderete tutte le porte e non avrete mai rimpianti.